Ciao, benvenuto a questo secondo e ultimo video di oggi. Qui ti parlo di una cosa molto 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 importante, dell'energia da utilizzare nel comporre o in qualsiasi cosa. Utilizza i tuoi demoni. I tuoi demoni significa semplicemente utilizza le tue paure, le tue ansie, i tuoi complessi. Utilizza tutto questo, tipo io ho un nasone enorme, per dire uno che da sempre è stato un complesso che ho avuto. Nasone, quando rido viene giù il naso. O tipo l'altezza, io sono alto circa 1,75 e sono piccolino rispetto ad altri. O tipo non ho una bella voce, ho tutti questi complessi, queste cose che mi fanno arrabbiare. Ecco, invece di usarlo in questo modo non costruttivo, le devi usare in modo potenziatore, che ti potenzino. Quindi usa i tuoi demoni proprio come energia, combustibile, benzina proprio per trasformarmi in qualcosa che ti spinga veramente, a creare qualcosa di nuovo. Io penso sempre al genere heavy metal, per dirne un rap o l'heavy metal, che sono generi che nascono veramente, veramente dal desiderio di questi ragazzi di utilizzare tutta quell'energia che è negativa, che usata in altro modo porta magari al suicidio o altre cose. Utilizzando in modo positivo hanno creato un genere che veramente utilizza questa energia in modo che potenzi la persona, non che la distrugga. Questa è l'energia di questo genere che è stato frainteso molte volte perché c'è troppo a livello sociale, idea tutto bello, tutto positivo, tutto allegro. Quindi invece no, le energie, anche queste sono fondamentali, perché a volte sono queste energie che mi permettono di cambiare proprio il modo di vedere le cose e l'input che ho. Sono energie anche negative. Utilizzate ovviamente in modo costruttivo, sempre. Ciao, al prossimo video!